Oh, cazzo. Tu lo sai in questo momento in Italia quante persone si stanno tradendo? Io lo ammazzo. Guarda lì. Alle 11 di mattina. Alle 11 di mattina. Meglio una bella bugia che una brutta verità. Noi vendiamo alibi. Oddio mio, cos'è successo? Si è sacrificato per salvare il cane di un bambino cieco. Amore mio, perdono. Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. È sulla scia di questa locuzione latina che si costruisce l'Agenzia dei Bugiardi, il nuovo film scritto e diretto da Wolfgang De Biasi, presentato al Cinema Adriano di Roma. La commedia, dal 17 gennaio al cinema con Medusa, racconta l'attività di un'agenzia guidata da Fred, Diego e Paolo, che costruisce alibi per i suoi clienti. Buona o cattiva, una bugia è pur sempre una bugia. Ecco quello che ci ha raccontato il cast. Meglio una bella bugia che una brutta verità. È questo il motto su cui si fonda la SOS Alibi, che è un'agenzia che ti fornisce alibi, non solo, insomma, nel caso abbia un amante, voglio tenere logicamente la cosa segreta, ma anche se tu hai una passione che non vuoi dire agli altri, no? E noi ti aiutiamo a proteggere il tuo giardino segreto. E nella vita di tutti i giorni, quando richiamate, insomma, in aiuto questo motto? Sempre, ci proviamo sempre, siamo solo cazzate. No? Tu Paolo, con Diana invece? Ho spento. Allora, io sono una persona estremamente sincera e ho dovuto calarmi nel ruolo del bugiardo con grande dovizia anche di preparazione. Non ho mai detto una bugia, e non ho mai tradito, non sono mai stato tradito, e vi dico anche che Herbert Ballerina è un grande attore, forse uno dei migliori del panorama italiano. Ti ringrazio Paolo, perché tu ne capisci di cinema, lo sanno tutti. Dove hai studiato tu? Cosa hai fatto? Le elementari. Scuola Radio Lettera Torino. Sì, però scusami, io ho detto, ho fatto una dichiarazione cortese nei tuoi riguardi e tu no. Io sto dicendo che è una cosa bella quello che hai detto. Comunque, rispondendo alla tua domanda, io guarda, con Diana, che comunque ho anche la fortuna di aver lavorato con lei, assolutamente ci abbiamo un rapporto molto limpido, molto sincero, e ti devo dire la verità, è una persona che proprio in virtù di questo mi concede tanta libertà, mi dà i croccantini e credo che mi abbia scambiato per uno dei suoi gatti. E visto che lei è molto animalista, credo che sia questo il motivo per cui quest'unione è così solida. Vero amore? Sì. Confermo, certo. Cioè, a me non piace proprio dire bugie, sono talmente chiara, talmente limpida e trasparente che se dovessi mai fare qualcosa io direi subito. Guarda, è successa sta cosa, perdonami, non lo so perché, è stato un momento un po', non mi sentivo bella, che ne so. Comunque, infatti... Non è mai successo, dico. Non è mai successo, esatto. Paolo, perché sennò stiamo qua a parlare tutte le volte. Io e Paolo flirtiamo. Ma cosa dici? Non siamo fidanzati. Siamo fidanzati, amore. Però tipo a me piace quando un uomo si avvicina a me e gli piaccio. Ma Diana, mi togli la mano da sedere. Grande! Sta toccando il suo culo. Ma non ti vergogni di mentire così a mia figlia? Tu stai tradendo la madre della mia ragazza. Non ti sembra che papà si stia comportando in modo un po' strano? Sorpresa! È la fine! C'è una cosina che non vi ho detto. Sono un narcolettico. Che mi sono scordato le medicine. Che succede se non le prendi?